Davanti al Lingotto di Torino per il Salone del Gusto, protagonista la regione toscana insieme a tantissime altre regioni e a alcune parti del mondo. I nostri prodotti del territorio del Valdarno sono esposti in uno stand dal pollo valdarnese fino al fagiolo zolfino, per poi andare a progetti poi diventati realtà e modus operandi nel nostro territorio, come il progetto Pappa Toscana del comune di Terranova Bracciolini, un modo per far espandere i confini del Valdarno al di fuori della Toscana e dell'Italia. Sì, il Salone del Gusto rappresenta una vetrina internazionale, come possiamo vedere ci sono migliaia di visitatori non solo dall'Italia ma anche da tutto il mondo. Per noi è un'occasione da un lato di far conoscere in un luogo che è coerente e rispettoso rispetto a quelli che sono i valori della promozione del territorio e l'identità dei territori stessi, di far conoscere le nostre produzioni tipiche a tanti visitatori che sono fra l'altro anche molto interessati. Promozione davvero a 360 gradi, perché il nostro territorio oggi è protagonista al Salone del Gusto. Sì, assolutamente, con il nostro stand dove sono presenti tutti i comuni del Valdarno con le loro eccellenze. Da Montevarchino vedi io siamo presenti con la Valdarnese Bianca, con il pollo la Valdarnese Bianca, San Giovanni con lo spezzatino la San Giovannese e poi tutti gli altri prodotti, Terranova con Pappa Toscana, questo progetto importante. Devo dire che è sempre utile e molto bello partecipare a questa manifestazione, perché veramente ci dà una visibilità internazionale e questo in un momento come questo abbiamo proprio bisogno di farci vedere e di promuovere le nostre eccellenze. 1200 espositori, era fondamentale esserci. Dell'elite gastronomica italiana sicuramente, chi è qui ha delle qualità da mettere in mostra, da proporre. E obiettivamente qui ci sono dei gran bei prodotti da tutte le regioni d'Italia e essere qui qualifica molto la promozione del nostro territorio da un punto di vista enogastronomico.